Buongiorno a tutti e ben ritrovati cari amici del canale Dome PC, ben ritrovati. Oggi siamo in questo nuovo tutorial per rispondere alla domanda di qualche utente che mi ha chiesto come faccio a scaricare la certificazione verde Covid-19, ovvero il Green Pass delle 48 ore, che ho fatto in farmacia, senza avere l'app Immuni, l'app IO, Speed, la carta identità elettronica, eccetera. Beh, è facilissimo. Tu quando sei andato in farmacia hai dato sicuramente una email valida, hai dato un numero di telefono del tuo telefonino, non serve lo smartphone obbligatoriamente, e appunto hai effettuato il test. Dopo circa mezz'ora ti hanno inviato un codice sul telefono, che sarebbe questo qua. Un SMS dove c'è scritto l'autocode, che è importantissimo, e ti hanno mandato un link per entrare in un sito. Beh, allora è facilissimo. Allora, vai, recati in un computer, in un dispositivo dove puoi casomai, anche nel tuo stesso smartphone, segnati su un pezzo di carta il autocode che c'è scritto quel codice, occhio a lettere maiuscole e minuscole, e recati sul sito nella barra di indirizzi su www.dgc. Lascio anche il link in descrizione al video, .gov.it. Ok, saremo qua nel sito ufficiale governativo, andiamo su come ottenere la certificazione e andiamo su, ecco qua, andiamo qua proprio dove c'è scritto tramite questo sito con tessera sanitaria o documento di identità. Andiamo giù, eccolo qua. Andiamo su richiedi. Ecco qua, ora cosa dobbiamo fare? Tipologia utente, dobbiamo mettere utente provvisto di tessera sanitaria, perfetto. Ultime 8 cifre, numero di identificazione tessera sanitaria, semplicemente basta prendere la tua tessera sanitaria, girarla e qua ci avrai un codice. Devi contare da qui 8 cifre, ultime 8 cifre del numero e inseriamole. Ok, data scadenza tessera sanitaria, c'è sul fronte della tua tessera la data di scadenza proprio scritta. Ok, tipo codice, devi prendere il cellulare e guardare, proprio c'è scritto tipo codice autocode, ok? E metti l'autocode qua, seleziona il primo link. Codice identificativo, devi mettere il codice identificativo che c'è nell'SMS. Ok? Occhio, mi raccomando, i caratteri. Ok, lingua della certificazione. Inglese, italiano, tedesco, francese, inglese, italiano, italiano, inglese. Beh, mettiamo questo centrale. Ora qui semplicemente devi mettere il codice di sicurezza. Guarda che eventualmente se non riesci a leggere bene fai altra immagine. Eccolo qua. Ok, occhio a mettere i caratteri se sono minuscoli o maiuscoli, va bene. Poi andiamo su recupera certificazione. Ecco qua. Ora dice valida certificazione verde Covid-19. Fai scarica certificazione o scarica QR code. QR code, praticamente hai il tuo QR code scaricabile, cioè nel senso te lo puoi anche stampare e chi ha un'applicazione vede la validità. Oppure scarica certificazione. Eccolo qua, scaricherà un PDF. Se tu nel tuo telefono, mi raccomando, se hai uno smartphone, scarica Acrobat Reader, il programma che legge i PDF. Se hai il PC, basta aver installato Acrobat Reader sul tuo PC. Clicchi qua una volta col tasto sinistro. Eccolo qua, e avrai il tuo Green Pass. Ora basta semplicemente fare download qua da scarica. Lo scarichiamo sul desktop. Facciamo salva. Se abbiamo una stampante collegata, possiamo già stampare. Va bene, andiamo sul nostro desktop. Eccolo qua, il nostro Green Pass a nostra disposizione. Cari amici, se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Dubbi, domande, scrivete giù nei commenti. Ciao!